Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono Mister L e sono qui in compagnia di... Nicri. Ok, oggi siamo qui per portare una recensione che dovrebbe essere seria su Smite. Quindi, partiamo subito dicendo che Smite è un gioco in, come dire, con una visuale che potrete vedere dal gameplay che poi Chris posterà sulla Vabbè, recensione. terza persona. Sì, che tuttavia ricorda veramente molto i combattimenti, cioè la visuale, vista, cioè è come League of Legends, solo che la visuale non è dall'alto, ma è dietro di te, Io li come... chiamo Sì, giochi alla League of Legends quelli. infatti. Ma perché non E so come... ragazzi, come su League of Legends, ragazzi, ci abbiamo noi, potremmo giocare sparando tutti tipo i soliti attacchi leggeri che non fanno niente, ammazzano al massimo i minion che sono lì che girano per strada. Esatto, a caso sparati. Esatto. E poi per mezzo dei pulsanti dall'1 al 4 noi possiamo usare tipo degli attacchi speciali, come ad esempio degli attacchi speciali che vanno su di potenza oppure delle mosse speciali come la rigenerazione. Esatto. Quindi a me mi ha lasciato un po' male il fatto che i personaggi siano molto lenti, gli attacchi siano anche loro molto lenti, ci mettono un po' di tempo a essere ricaricati, cosa che avrei visto bene meglio il gioco con una velocità un po' maggiore, nel senso che quando tu muori e devi respawnare, e per respawnare dal punto di spawn da dove c'è la battaglia, cioè devi farti una stradina anche se è corta, ci metti tipo un'ora per andarci perché il personaggio è molto... Poi dipende anche dal personaggio, ma solitamente sono molto lenti nei movimenti. Poi ho visto una cosa che è tipo, se muori appena iniziato il match, ci metti un petto secondo a respawnare. Se arrivi alla fine, Madonna, è meglio che cominci a leggerti la Bibbia perché ci vuole un bel po' prima che respawni, eh. Sì, la connessione, ragazzi, che io, ragazzi, veramente non ho mai avuto troppi problemi di connessione con i giochi, ma su Smite, ragazzi, proprio, zio, è lentissimo a connettersi, ragazzi, a volte non si connetteva neanche, cosa che ha reso impossibile per me registrare dei gameplay, ma anche giocarci in modo serio e approfondito, anche se da quel poco che ho giocato ho già capito tutto quanto. Infatti mi è capitato una volta che era nella mia prima partita online, anzi, la mia prima partita in generale, potremmo dire, che sono spawnato tipo 4-5 minuti dopo gli altri a causa di continui problemi di connessione. Ho cominciato a giocare, che gli altri erano già livelli avanti, io ero solo il primo perché ero appena spawnato. Che succede? Aro tutti e vinco il gioco con 2-3 livelli superiori agli altri. Nel senso che aravo tutti quanti, era una boiata, proprio... Mi sembra che lì la gente gioca usando i gomiti, premendo i pulsanti a caso. Esatto. Non sanno come giocare, ragazzi. Quindi sei pieno di noob. Il gioco Sì, cioè noi allora. ragazzi non diciamo che noi non ci lamentiamo se in un gioco ci sono i noob, Perché solo che dai. ciò ci fa capire che magari gente con impegni che non sta dietro magari troppo ai videogiochi. Però il fatto che noi cominciamo a giocarci e cioè, no, ci ha fatto capire che questo gioco qui non è proprio pro gaming, non è che se uno è bravo è più forte di un altro, no, cioè sì, ma in fattori minimi potremmo dire. Cioè se tu puoi essere bravo quanto vuoi, ma se non c'hai la ultimate pronta, che è l'attacco finale, le prendi e basta. Esatto. Community, ragazzi, ora community, passiamo subito alla community. La community è forse una delle community più schifose che io abbia mai visto nella storia dei videogiochi. Nel senso che io una volta, mia prima partita online, ho trovato un tipo stronzo. Ho usato la ultimate per testarla com'era, la prima volta che giocavo con un eroe. E mi spara su merda perché dice: non dovevi usare la ultimate e andava lì in avanti. Io allora dico, ragazzi, io sono Socrate. Non, se non riesco, le cose devono andare sempre risolte con la non violenza e con il ragionamento. Quindi dico: eh sì, ciao, sono nuovo, non so come giocare. E lui va avanti, lui va avanti. Sì, sì, amico, dai, non so come Bannato, giochi. bannato, bannato. Lui va avanti, va. Allora io, cioè, ciò mi ha fatto. E lui andava avanti a stirare bestemmie. Allora io mi sono rotto il cazzo e sono uscito proprio. Una community che delle peggiori non potreste trovare. Perché un conto è. Magari tipo se ti capita dopo un po' che vai avanti, ma io proprio prima o seconda partita online che ho fatto, seconda meglio, seconda partita online che ho fatto, mi sono ritrovato già un bastardo che rompe il cazzo, cioè, Prendeva ciò, parole e basta lui. sì, cioè, perché sono buono io non rispondo. Ah, è Tipo, un giusto. conto è magari tipo su un altro gioco che conosco io, Magic Advisor Wars, che magari giocatori stronzi che offendono, cioè, sono molto rari e sempre qui va là, cioè, ci sono sempre, cioè... Sono una rara e sono una minoranza. Qui invece me lo sono trovato subito all'inizio. Cioè mi fa capire che ci sono tanti di gente come questa qui. Che ci perde la vita di nerdare. Usato la ultimate, non sai giocare. Facciamo Tu devi perdere 25. la vita sui videogiochi come Facciamo me. 25 partite d'un'ora al giorno. Il giorno di 24. Dove cazzo le tiri fuori queste battute? E dal cervello. Comunque, sarebbe un gioco basato su gioco di squadra. Tra l'altro Ma il noi... brutto è che la community non ha un gioco di squadra. Sì, Ognuno va dove cazzo vuole. confermo, confermo. Si comunica anche poco, almeno. Sì, cioè, una volta Igrit, cioè, mi ha detto che un suo compagno di squadra, incazzato perché moriva sempre, gli ha detto: smetti di farti ammazzare, ammazza i minion.
A parte sto consiglio qua, a me non mi è arrivato niente di strategico, tipo tu attacca dal frontale che sei un tank mentre io vado dietro, io faccio gli Li avvalino, accerchiamo e poi ma che gli cazzo? accerchiamo e gli pugnaliamo con 23 pugnalate. Allora Giulio Cesare. Sì, cioè no ragazzi, no, la tattica, il gioco di squadra in questo gioco qui non esistono. I personaggi ragazzi sono anche differenziati abbastanza bene l'uno dall'altro. Certo, non hanno una storia, non hanno una personalità, non hanno l'uno di... Cioè, solo nell'aspetto sono fatti benino. Personaggi Tipo, femminili. no, tipo, perché dovete mettere i personaggi che hanno più tette che corpo? Tipo, no, morirebbero per insufficienza cardiaca certi personaggi, perché con delle protuberanze così. Guarda, sul serio, si muore per E insufficienza si gira di cardiaca. scatto qualche schifo li ammazza con un. Sì. Personaggi Cioè, tettone, perché... ho capito che attirano la gente, ma Sì, però... però. Cioè, sì, casomai no, non facciamo un personaggio fatto bene con la faccia che è simpatico, no, basta mettere una tettona che tanto... Esatto, perché già. ci cascano tutti. Soldi, soldi, soldi. Uno. A parte uno dei più importanti, come ogni gioco free to play, è piuttosto paga paga, perché fate conto, Io a qui, ogni ragazzi, battaglia non ho vinta, comprato nessun ah, personaggio, vabbè, quindi lascio ovvio, parlare a qui. ogni battaglia vinta o persa ti danno tipo 200 gettoni, e per comprare un personaggio ce ne vogliono 5.500, o addirittura 11.000, poi le gemme le ottieni, o accedendo ogni giorno di fila come un Che poi dannato, ragazzi, oppure compri. sì. Che poi ragazzi, questa roba qui dei giorni di fila che era successa anche a me. Un conto è sul telefono che ci metti un 30 secondi, 10 secondi, 5 secondi per aprire un gioco. Un conto è su PC che accendi il PC, apri il gioco, ci mette tempo perché è pesante. Insomma, sono robe che non sarebbero da fare queste qui per giochi per PC, che più giorni vai, più ottieni ricompense. Cioè, queste robe qui per PC sono sbagliate. Esatto, beh, non ho altro da dire io. Eh? Non ho altro da dire. Come voto, voto, voto. Io direi 4 su 10. 4 Beh, dai, sei piuttosto estremista. 4,5 io. e mezzo, dai. 4 e mezza su 10 diremo che ci sta perché... Perché allora lo Sì, prendiamo come no. gioco Io singolo? ragazzi, era un attimo che la gente non... A volte fa molto tipo... Confonde i giochi, le cose. Cioè, per esempio, alla gente piace un gioco. Secondo quella persona lì, quel gioco lì solo perché gli piace è bello. Io devo ammettere che quel match lì che ho fatto, siccome erano tutti noob, mi sono molto divertito a giocarlo. Tuttavia, non per questo vado qui a dire che solo perché mi sono divertito sia un bel gioco. A mio parere rimane un gioco veramente abbastanza scadente. Noi ci fermiamo qui, ci metteremo sotto ispezione da parte dei gameplay di Chris E buongiorno a tutti.